ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un importante riconoscimento per il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, che con la guida di Augusto Carruccio, che da poco ha lasciato il posto a Lucio Petrizzi, ha conseguito un ulteriore accreditamento secondo gli standard europei, che varrà per i prossimi 10 anni. Inoltre buone notizie anche sul fronte dei finanziamenti. Approvato in Consiglio regionale lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto relativo al completamento del polo agro-bio-veterinario, avente un importo complessivo di 5 milioni di euro. Stiamo chiudendo con il progetto Demetra il Dipartimento di Eccellenza, che ha visto la luce di un nuovo corso di studio, quello di Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili, e anche il reclutamento di diversi colleghi fra ricercatori, professori associati e tecnici, ma soprattutto una numerosità straordinaria di pubblicazioni su riviste impattate. Con tanti sforzi, con l'abnegazione di tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, i nostri colleghi a contratto, ma soprattutto gli studenti, perché gli studenti sono al centro della nostra attenzione e noi ci siamo perché ci sono loro. Quindi questi obiettivi sono stati raggiunti nel corso di questi 50 anni, sia come didattica, sia come ricerca e anche come terza missione, perché siamo sul territorio. Io dico sempre, il Dipartimento di Medicina Veterinaria con i suoi 3 corsi di studio c'è, diteci quello che volete che noi facciamo. Continuano le certificazioni anche per medicina veterinaria, è una soddisfazione importante anche per gli studenti? Assolutamente sì, questo è un, come dire, è un bollino di qualità fondamentale, veramente un risultato eccezionale, quindi un grazie dal profondo del cuore ai colleghi di medicina veterinaria e anche la soddisfazione. Mi piacerebbe che da questo risultato poi partisse anche, noi ce la metteremo tutta, quindi un impegno per far sì che il nostro ospedale veterinario possa essere inserito nel sistema sanitario nazionale con una convenzione che potrebbe essere simile a quelle che hanno le facoltà di medicina con i policlinici.